Decidere quando lo spettatore riceve le informazioni e in che modo, all'interno di una storia, è una grande responsabilità, perché a volte può salvare le sorti di un film, così come distruggerlo. Tralasciando questi esempi di montaggio abbastanza discutibili, in questo lavoro devi prendere moltissime scelte e devi agire correttamente costruendo una storia. Colpo di tacco al diaframma. Al montaggio non si riordina solo la successione delle sequenze, ma si valorizzano anche i particolari. Lacerazione del diaframma, guarigione fisica, 6 settimane. Osserviamo la prossima sequenza, sono 18 inquadrature e proviamo a estrarre dei consigli per raccontare una scena in modo professionale. D'accordo, Lissi. Almeno la indossi per me in camera da letto. Avanti. Ma sei pazzo? E dai. Ah, no. Il signore e la signora Lunes, vi posso portare qualcosa? Non è che... Per caso ha una maschera da sub lì dietro? Tutto ok? Ehi, che ti prende? Ma che hai? Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Sto soffocando! Aiuto! Ti prego! Per favore, aiuto! Aiuto! Sto soffocando! Signora, va tutto bene? Ha paura di volare, forse? No, sto bene, non si preoccupi, sto bene. Per creare questa atmosfera, devono entrare in gioco diversi elementi al montaggio. Ritmo delle inquadrature, infatti anche qui si utilizza la stessa tecnica che abbiamo visto prima con Star Wars. La durata delle inquadrature è inizialmente più lunga, successivamente si riduce e infine ritorna alle origini, quindi la durata dei tagli si distende. All'inizio di una storia, una scena o una sequenza, lo spettatore deve ricevere due informazioni fondamentali. Il contesto in cui ci troviamo, quindi dobbiamo immediatamente rivelare allo spettatore il dove, quindi in che luogo si svolge l'azione. L'informazione successiva che dobbiamo rivelare è quando. Un riferimento temporale, quindi siamo nel 1800, nel 2021 o nel 3000. Terza cosa è chi sono i protagonisti di questo racconto, in questo caso una coppia. Tutte queste informazioni possono essere fornite con una singola inquadratura conosciuta con il nome di Establishing Shot. Il secondo elemento è il sound design. Sto soffocando! Signora? Ok, se ci fai caso c'è un effetto sonoro. Signora? Questo effetto sonoro interrompe bruscamente il ritmo di montaggio, che torna normale subito dopo. Oh, sto bene, non si preoccupi, sto bene. Quindi interrompe tutto il tappeto sonoro costruito sotto fino a qualche istante prima. Aiuto, sto soffocando! Signora? Va tutto bene? Quindi, ricapitolando brevemente, tieni sempre d'occhio il ritmo delle inquadrature, non fare cambi drastici se non per specifiche esigenze. Fornisci immediatamente allo spettatore le informazioni fondamentali della storia, dove si svolge la storia, quando si svolge e chi sono i protagonisti. Non sottovalutare il potenziale espressivo del suono. La puntata finisce qua. Se ti è piaciuto il video, clicca mi piace e iscriviti al mio canale per non perderti i prossimi aggiornamenti della serie In un batter d'occhi.